Dottoressa Angela Grechi, coordinatrice delle cliniche dentali del gruppo COS che oggi va a presentare quello che è un servizio unico ma anche allo stesso tempo innovativo per tutti i suoi, chiamiamoli, clienti. Sì, effettivamente le cliniche dentali di Santo Stefano, Porto Potenza Picena e di Villa dei Pini a Civitanova Marche rappresentano un modello unico in questa regione perché sono cliniche all'interno di poli ospedalieri, per cui condividiamo con la struttura le procedure di sterilizzazione, di sanificazione, di sicurezza, l'assistenza degli anestesisti, il coinvolgimento di altri professionisti e soprattutto le sale operatorie con interventi che possono essere eseguiti anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per cui posso dire che sono cliniche veramente di assoluta eccellenza in questa regione. Dottor Luca Antognini, anestesista della clinica dentale sia di Santo Stefano che qui di Villa Pini, oggi va a raccontare quello che è un ulteriore servizio che la clinica riesce a mettere in campo, questa volta per i pazienti non collaboranti. Tutti i pazienti non collaboranti, odontofobici, come si dice, quelli che hanno paura della poltrona del dentista, pazienti con disabilità, che seguiamo insieme alla dottoressa Grechi, pazienti che quindi hanno bisogno di un po' di riguardo in più, che hanno bisogno di una sedazione, che hanno bisogno di essere seguiti durante la procedura, che vengono ovviamente studiati dall'inizio alla fine della procedura per permettere un po' a tutti, anche a quelli che non possono o che non vogliono sdraiarsi sul lettino del dentista, possono così effettuare le loro cure. Professor Michele Grechi, chirurgo odontoiatra del gruppo COS, oggi siamo qui a Villa Pini. Villa Pini che oggi presenta un'ulteriore figura professionale dopo che era partita nel 2016 a Santo Stefano nell'ambito della scommessa, chiamiamola così, delle cliniche dentali. Sì, esattamente. Io mi occupo di chirurgia orale per le cliniche del gruppo COS, quindi Santo Stefano, come ha detto in precedenza, ed ora Villa dei Pini, e seguo tutta la parte chirurgica in modo prevalente, insomma, per l'implantologia, quella che seguiamo con maggiore attenzione. Appunto, per quanto riguarda questo specifico settore, quali sono, no, le tecniche dedicate soprattutto all'implantologia, che è uno dei reparti, diciamo, di eccellenza di questa clinica? Sì, nell'ambito della chirurgia orale ci occupiamo in prevalenza di implantologia, con le nuove tecniche che vanno dalla sostituzione dell'impianto singolo, del dente singolo, alle arcate estese, arcate complete, con tecniche innovative tipo la tecnica All-on-4, che è la tecnica, diciamo, maggiormente usata al giorno d'oggi, che permette di riabilitare un'intera arcata in pochissime ore, 2-3 ore, passando da una protesi mobile a una protesi fissa, appunto, oppure addirittura da un'edentulia ad avere i denti nella stessa giornata. Dottoressa Cristiana De Paoli, specialista di ortodonzia qui alla clinica di Villa Pini, una clinica dentale appunto che si avvale di tante professionalità anche per quanto riguarda questo specifico settore. Sì, la clinica Villa Pini è in grado di offrire ai pazienti tante tecniche innovative e specialistiche che sono state ideate negli Stati Uniti, dove io ho studiato circa 30 anni fa, alcune delle quali sono oggi disponibili in Italia e che praticamente rivelano quelle che sono le esigenze del paziente moderno, paziente sia adulto che bambino, che a volte ha bisogno di un apparecchio, un tipo di trattamento con apparecchio fisso, mentre a volte preferisce un tipo di trattamento con apparecchio mobile e trasparente. Le esigenze e le richieste del paziente sono al centro del nostro tipo di trattamento e la mission della nostra clinica.